Ciao, e questo è un video un po' così, non per parlare in realtà, perché questo sì, è un episodio particolare di analisi, dove io poi alla fine, questo poi è il ragionamento che ho fatto in questi giorni, passeggiata col cane, in macchina e così via, e ho detto, cioè, perché il rap il rap italiano mi sta un po' stancando. Partiamo io ho fatto questo ragionamento e mi sono segnato un paio di cose, mi sono segnato. Cioè, il primo punto, cioè, allora, uno dei punti che mi sono trovato, diciamo, che esce troppa roba assieme. Allora, questo è un punto un po' delicato, perché lì sono problemi derivati dalle etichette non si mettono d'accordo ogni tanto, quindi ti trovi diversi album, tutti che escono lo stesso giorno, quindi devi anche fare la scelta. Però, diciamo che ritrovarsi ogni mese con una decina di album di diversi artisti, giovani e non giovani, diciamo che ti fa perdere un pochino quella concezione del dire che questo disco io me lo ascolto, cioè me lo voglio continuare ad ascoltare, e quindi dici, ma che cazzo, perché? Cioè, ma c'è il disco di quell'altro, lo devo ascoltare subito anche quello. Perché poi nei gruppi o nelle pagine si parla di quel disco anziché di quell'altro. E quindi, come dire, io mi ritrovo in questa situazione in cui, cioè, sì, bello, esce il disco di Jack Smoker, bellissimo, però lo stesso giorno uscivano altri dischi. È uscito, che ne so, il disco di Mace, e nello stesso weekend mi sono ritrovato ad ascoltare anche il disco, cioè c'era uscito il disco di Rondo da Sosa, è uscito il disco di Stabber, è uscito in un periodo in cui è uscito anche, chi è che era uscito anche, non mi ricordo, comunque è uscito un altro album, il disco di Stabber nessuno se l'è inculato, cioè, oppure meglio, se le sono inculate le persone che realmente erano interessate al disco di Stabber. Quindi questo è un problema dal mio punto di vista, perché poi diciamo che distogli l'attenzione, banalmente, perché esce troppa roba e dice che questo disco è bello, però c'è quest'altro e quant'altro. Poi un altro punto che mi sono segnato è stato quello degli stessi featuring. Cosa intendo dire per stessi featuring? Plaza, Sfera, Guè, sono sempre bene o male loro tre che ti fanno fare i numeri, perché poi il problema sempre sono sempre i numeri, anche Geolier, mettiamo anche lui in mezzo. Ed è un, diciamo, il motivo principale per cui anche il rap mi stava un po' stancando, perché sono sempre gli stessi quattro featuring più altra gente attorno, e sono quei featuring fatti apposta per avere il disco di platino subito, perché tu sai che c'è Sfera, sono tutti fan di Sfera, tengo Sfera il King e quant'altro, quando, cioè, secondo me lui si sta iniziando a fare anche con l'intelligenza artificiale i suoi testi, e mio Dio, doppio e triplo disco di platino subito. Lo stesso vale per Lazza, anche Guè e Geolier. Cioè, mi sono un po' stancato di sentire sempre i stessi featuring. Poi, cioè, ci sta che, cioè, questo è negli album più mainstream, ovviamente. Ovvio che in un album, nell'album che so, dei Record Veleno, cioè, featuring, c'era Klaus Noir, Night, Fibra, i Colle, cioè comunque Elea, cioè, quindi gente che non c'è quasi mai nei dischi degli altri. Quindi, secondo me, questo è uno dei motivi principali anche, cioè, che mi stavo un po' stancando, e la gente si sta iniziando a lamentare, perché, cioè, sono sempre quelli featuring. Poi la struttura degli album è cambiata, per fortuna, perché io ricordo subito dopo Persona di Marra, che tutti gli album erano fatti con lo stampino, cioè i featuring potevano variare, però c'era sempre il pezzo, quello d'amore, quello da radio, quello, che ne so, il banger, quello da, quello o il rap old school, non tutti così. Adesso un po' la situazione è cambiata, però si è fossilizzata sui featuring, è fossilizzata. Poi l'altro punto è che spesso si cerca sempre di fare hit, la hit con quei suoni plasticosi, che tu dici che quella è una canzone che io mi ascolto per un mese e mezzo, due, poi basta. E io ho in mente qua, che mi è rimasto impresso 10 di Trillionaire,
che è proprio quell'album, sono rifiutato, io mi sono rifiutato di ascoltarlo per intero, cioè l'ho sempre ascoltato un po' cioè, a pezzi, l'ho ascoltato perché mi faceva troppo cagare. E lì proprio, cioè, lì era un album fatto apposta per fare numeri, infatti i numeri li ha fatti a Gigi e a Trillionaire, però è un album di merda, sinceramente. Poi, diciamo che un'altra cosa che io ho notato negli ultimi anni, questo vale soprattutto per i giovani, è il fatto di fare tanti album in poco tempo. Cioè, questo è più legato anche per motivi di etichette, di contratti, per carità, non sono io, sono io per dire no, non lo devono fare. Però che un ragazzo, soprattutto giovane, mi faccia un album, ci faccia un album a insomma, adesso a maggio, mi fa uscire un altro album a gennaio, quindi che non sono passati neanche un anno, cioè mi dà fastidio, cioè non è che mi dà fastidio, che poi può anche essere, posso anche essere l'album di Cristo, per carità, però cioè, la qualità poi la senti, perché devi fare una cosa di fretta, devi fare, che non, come dire, cioè non so come spiegarlo, cioè la qualità è bassa. Adesso mi viene in mente l'esempio di Shiva, tra Santana Season e Milano Demons. Cioè, Milano Demons aveva un senso, Santana Season ce l'ha, però cioè, qualitativamente entrambi sono molto bassi, non sono qualitativamente alti. Cioè, l'unico che cioè, non so come riesce a fare queste cose è Gue, però Gue cioè, c'ha anche 20 anni di galera, 20 anni di catena alle spalle, quindi lui ci mette niente, cioè lui, mi ricordo, non è stato 2021, sì, 2021, che in un anno ha fatto uscire Fast Life 4, e poi, vabbè, e Guesus, entrambi album belli, cioè molto belli, non i miei AOTI di quell'anno, però molto belli, e poi fece uscire anche verso metà anno un repack il ragazzo d'oro, per 10 anni, che comunque, quello l'ho apprezzata molto. E quindi questo è quanto. E poi l'ultimo punto, in realtà quello che mi dà un pochino più sui nervi, sono i magazine che spingono troppo chi non merita. O meglio, cioè questo è, diciamo, il mio pensiero. Cioè, spesso capita che tutti i magazine, diciamo quelli i più grandi, perché quelli piccoli fanno un po' quello che gli va, e spesso si trovano a spingere tanto ragazzini che, cioè i ragazzini nuovi, che non sono tutto sto granché, cioè fanno schifo, tra virgolette, cioè non sono ancora pronti per il rap, però il fatto che sono in hype, macerano dei grandi numeri. Ai magazine fa comodo, perché loro dici, ok, questo rapper ha fatto questo, quindi questo rapper è in hype, io di conseguenza, con un filo rosso, io posso fare i numeri per la mia pagina, la visualizzazione, che ha senso, per carità. Perché ha senso, perché anch'io l'ho notato che, per esempio, quando ho parlato di Kid Yugi o Rose Villain, che erano in hype in quel momento, e Rose Villain che era appena uscita da Sanremo, Kid Yugi che è stra in hype, cioè ho fatto anch'io dei gran numeri, ho fatto, cioè visualizzazioni che non faccio quasi mai, cioè non visualizzazioni che non ho fatto parlando, per esempio, di Marshmello, per esempio. Marshmello è 100 volte più famoso rispetto a Kid Yugi e Rose Villain. Quindi c'è questa cosa qua. Però la mia critica è sul fatto che spesso, ad esempio, quando si parla di esce un album, questo parla soprattutto S Magazine, e diciamo che vengono diversi album annunciati, si parla sempre degli album di ragazzini nuovi che pagano, dove le etichette pagano, quindi non so, Shiva, Baby Gang, Rondo e compagnia, e poi per esempio esce l'album di Great Smoker, un post, esce l'album di Stubber, un post, esce l'album 3D, un post, perché la gente rompeva il cazzo. Quindi diciamo che la gente, cioè diciamo che anche quello sta un po' sul cazzo le persone, perché dice che tu sei una pagina che parla di rap, parli tutto quello che non è rap, quindi di urban e di ragazzini nuovi che fanno i finti gangster, che poi vabbè finiscono in carcere, che fanno i coglioni, perché cioè io che tutto il gangster rap italiano che tra inizio anni 2000 non me lo ricordo, perché non ero nato, ero piccolo, ero veramente piccolo, non ascoltavo. Però cioè, non mi sembra che ci fosse così tanto scalpore se uno finì in galera perché ha fatto veramente la cazzata. Non come adesso, che devi fare il fenomeno per avere quei 3 visioni in più,
fai la cazzata, oh mio Dio, ho finito in galera, oh mio Dio. Quindi, boh, queste sono quelle cose che mi danno un po' fastidio in realtà. Poi per il resto, sti cazzi, cioè io continuo ad ascoltare il rap perché mi piace, sono più fossilizzato sull'hip hop. Devo parlare i prossimi video quando riesco. E sicuro l'album di Slagor, quello di Baby Gang, perché ho avuto pareri molto contrastanti. Non sono due video sicuri, forse se un po' voglio quello di Rondo come album. Poi, boh, vediamo, perché ho visto che Etta, questa ragazza che ho scoperto così random e su Instagram, che mi è comparsa così da nuovo album, da sponsorizzati, c'era Edoardo Bendato. Così random, ho detto vabbè, questo me lo vorrei ascoltare. Poi boh, vediamo un po' ai prossimi video cosa, cioè, come mi gira. Bella!